Salve gente, sono la Russia, con qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Ok, la prima puntata è stata abbastanza guerrigliera. Un po'. Abbiamo preso come vassallo la Bretagna, che poi dopo annetteremo per via diplomatica. E poi dopo abbiamo preso Susa? O Savoia? Non mi ricordo. Preso non lo so. Siamo in una guerra, diciamo, di rivendicazione. Ah no, Vienne dove stiamo prendendo? Perché c'è una guerra di successione tra i Brancazzo. Praticamente tutti i Brancazzo sono in guerra per la successione di Vienne, a chi deve andare. O me, che sono lì i Brancazzo inglesi, o a Burgos, gli altri Brancazzo. Vediamo. Intanto ci sono quelli di Burgos che se le stanno prendendo anche dalla Castiglia. Quindi vediamo un po' come funziona, come andrà. Credo che se le prenderanno un po'. Siamo anche in guerra contro l'Aquitania, regno, non ducato. E se le stanno prendendo. L'unica cosa è che attualmente c'ho problemi con gli eretici lollardi. E quindi, un bel problema. Devo... Tutte le mie truppe dove sono? Sono un po' tutte distrutte. Tipo questo esercito qui è totalmente distrutto, che ho mandato contro gli eretici lollardi. Infatti vedremo un po' che cosa fare. Hanno anche conquistato Munster. Ah, molto probabilmente, non so se sarà così, il video non sentirete la musica di gioco, perché ho avuto un po' di problemi col copyright. Quindi faccio che togliere direttamente la musica del gioco. Poi non so se la metterò o meno. Però comunque non voglio avere troppi problemi. La Finlandia vuole diritto di passaggio. Ma certo, non ci sono problemi. La Finlandia, almeno questa roba qui. La Finlandia di cui cultura è oltretutto. Che idea. Sono un po' curioso perché sto fatto delle idee. Sì, intanto il 1° gennaio faccio sempre l'autosalvataggio eterno. No, idee nazionali. Che con Jarma. Ah, che bella nazione carina. Questi qua sono russi. Oltretutto, qui si stanno picchiando Savoia e Susa. Tanto l'Olanda ha cancellato il diritto di passaggio. Oi! Oi, 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 oi. Qua ce le stiamo prendendo dai napoletani. Fare attenzione. Qua quante navi sono? Fatemi vedere. Ah, non ce la facciamo con la nostra flotta reale inglese. Sì che ce la facciamo. Magari riusciamo anche a uccidere tutti questi qui. Tutti questi tizi imbarcati. Ok, sì, qua li prendiamo. Diritto di passaggio con la Francia? No, mi odiate, perché dovrei darvelo? Ok, qua la flotta napoletana non è che ha fatto... Non ha fatto una buona prestazione. Abbiamo oltretutto catturato qualche nave. Non so quante. Però qualcosa abbiamo catturato. Oltretutto sono anche in guerra con Leon. Ah già sì, che erano con la parte del regno di Aquitania contro il ducato. Allora, sarà un casino dire nomi e cognomi di tutti sti regni. Perché più che altro è anche incasinato. Perché me l'avete fatto notare, effettivamente non posso farci niente. Però lo so che è un pugno dell'occhio vedere tutte queste nazioni qui, tipo del Sacro Romano Impero, tutte grigie. Poi quelle arabe, tutte verdi. I timuridi, i timuridi sono solo quelli. Comunque è un po' un pugno nell'occhio vedere tutte queste nazioni qui colorate in maniera strana. Però non posso farci niente. Più che altro se ci fosse qualche opportunità per cambiare i colori, oppure questo... exporter di salvataggi funzionasse meglio, ovviamente sarebbe una buona cosa. Sti eretici lollardi però che cosa vogliono? Ma io faccio che accettare le loro richieste, perché non posso. Ho avuto un malus con le relazioni papali. E poi dopo c'è anche la riforma che sta... Ovviamente quando si accettano cose dei ribelli, questi tipi di ribelli religiosi, velocizza il progresso per la riforma protestante.
per noi un bene. Per carità, saremo in guerre civili, però per noi un bene, basta che l'accettiamo. Siamo in un'isola. Ovviamente se noi siamo dentro il Sacro Romano Impero non è tanto un bene, perché potrebbe scoppiare tipo una simil guerra dei 30 anni. A me era successo in una partita multiplayer che un mio amico faceva Milano, ha conquistato tutto, poi dopo guerra di 30 anni, pom, esploso. Perché più che altro c'è l'Austria che non è che tollera tanto tutto questo. L'Austria è l'imperatore. Sì, l'Osterreich, che sarebbe l'Austria. Però, insomma, così così. Un impero. Wow. Oh, che figo, l'impero d'Osterreich. Con i Wettin. Dobbiamo anche fare attenzione che potrebbe saltare prima o poi lo script della nostra fazione della guerra delle due rose. E se scoppia la guerra delle due rose siamo in altri problemi. Potrebbe scoppiare. Ovviamente non abbiamo come casata i Lancaster né gli York, abbiamo i Brancazzo che sono molto più potenti. Però rimane sempre un problema perché capita lo stesso lo script. Ho fatto qualche partita in passato e mi capitava spesso. Però sto avuto salvataggio il 1 gennaio, lo devo togliere io. Ok. Tanto si stanno picchiando nel Ducato di Susa e il... Qua che guerra c'è? Ah, i nobili richiedono privilegi. Direi accettare. Oh, i fraticelli pure. Se te mi metto intanto a Bristol, qui, e non mi muovo, mi aspetto un attimo. Tanto la guerra con il regno di Aquitania come sta andando? Voi state facendo qualcosa oppure state facendo nulla? Stanno facendo nulla. Ok, bisogna prendere Languedoc. Allora prendiamo Languedoc, e così vinciamo subito la guerra. Cioè subito, subito no. Però comunque, se prendiamo Languedoc è un vantaggio. Poi dopo ovviamente non la prenderanno loro, la prenderò io, però non importa. Stiamo qui ad assediare Languedoc. L'Aquitania ci chiede la pace? No, assolutamente. Perché se no il Ducato d'Aquitania mi odierà. Quindi non voglio far questo. Ah, l'Irlanda sta fabbricando rivendicazioni sul nostro titolo. Dobbiamo fare un po' attenzione. Io vorrei fare però una pace separata con Napoli, se è possibile. Però in teoria sono sotto unione i napoletani. No. Allora perché non possono fare una pace separata? Ah già, perché non sono il leader della... dei negoziati. Bel problema. Ai 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 ai. L'Aquitania ha accettato pace con Leon. Ok, bene. Tanto stiamo qui e non muoviamoci. Conquistiamo, che così riusciamo a prendere subito una pace. Strapparla in fretta. Sì, possiamo anche... Oh, qua che cosa succede? Ah, nobili. Comunque, oltretutto possiamo anche dichiarare guerra alla Norvegia per non essere entrati dalla nostra parte in una guerra passata. Però non lo facciamo. Noi siamo buoni. Buoni e bravi. In Carinzia, qual è la cultura? Ah, Germanic. Genova è un po' potente. Lo Stato della Chiesa ha problemi con nazionalisti fiorentini. Potrebbe sbucare lo Stato fiorentino. Potrebbe. Vediamo un po' come... cosa succede. Abbiamo rivolte possibili dappertutto. Accettare i fraticelli. Il prestigio... I Lancaster! No! Non mi dire... Ah, no, 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 sono nazionalisti. Pensavo che fosse già la guerra delle due rose. Abbiamo conquistato Languedoc, intanto. Così possiamo subito strappare una pace. Se vogliono, loro. Che Languedoc era l'obiettivo della guerra, quindi... In teoria...
potrebbero strappare una pace velocemente il Ducato di Aquitania nei confronti del Regno di Aquitania, però non lo so. Vediamo un po' come andrà a finire. Distruggiamo tutte le ultime resistenze del Regno d'Aquitania e poi dopo possiamo tornare anche in patria. Assolutamente pace no. Non adesso, abbiamo conquistato Languedoc, perché... Andiamo a Loir. A Loire, non so come si dovrebbe pronunciare. Non sono un francese, quindi... Nada. Ah, adesso il Macleburgo è diventata l'imperatore. Non più l'Osterreich. Ah, non è mai successo in una partita Europa Universalis che l'imperatore cambiasse. Non è mai successo, non è mai capitato nulla del genere. Però è probabile, perché nelle partite esportate spesso non c'è una grande potenza centrale, tipo l'Austria, non c'è. C'è solo qualche staterello qui e là. Magari c'è la Boemia che potrebbe far qualcosa. La Boemia è potente, però non l'ha fatto nulla. E attualmente il Sacro Romano Impero è un po' instabile. Però effettivamente il Macleburgo è l'imperatore. In teoria, una cosa interessante che ho scoperto: uno potrebbe farsi autoeleggere, cioè farsi autoeleggere, farsi eleggere imperatore del Sacro Romano Impero, anche se non sei in teoria dentro il Sacro Romano Impero. Più o meno una cosa del genere sta per capitare nella guerra dei 30 anni, che Gustavo Adolfo poteva essere effettivamente, c'erano un po' di elettori che volevano eleggerlo come imperatore del Sacro Romano Impero. Ovviamente poi dopo c'è stata la battaglia di Lützen e non è successo nulla. Ah, in Northumbria ci sono i Lancaster. Cosa vogliono i Lancaster? Vogliono che la Lancastria sia una nazione indipendente. Problema, un bel problema. Dobbiamo subito mandare le nostre truppe a casa, così riusciamo a fare un fronte compatto. Ok, facciamo una giostra del torneo. Sì, dai, così prendiamo un po' più di morale per gli eserciti, che è una ottima cosa. Ok, hanno conquistato Lincoln ed è un problema. Ora abbiamo 9 truppe e posso conquistare, magari non conquistare, però schiacciare i Lancaster da Derby almeno. Ok, qui la battaglia abbiamo vinta. L'Aquitania chiede la pace e noi non l'accettiamo. Vediamo di conquistare Lincoln appena possiamo. Ok, Fraticelli, non posso gestire troppi ribelli. Va bene, accetto quello che chiedono. E oltretutto la Svezia chiede diritto di passaggio. È un problema questo. Tanto hanno fatto pace l'Aquitania, il Ducato e il Regno. Hanno preso Rouge. Non so come chiamarlo. Rouge. Qualcosa del genere. Qualcosa del genere. L'hanno preso. E quindi adesso le due Aquitanie stanno combattendo ancora. Però vediamo un po' come si evolverà la situazione. Tanto i Lancaster sono un problema. Ricordate, non sono i Lancaster indipendentisti della Guerra delle Due Rose, però sono i Lancaster. No, indipendentisti no, però sono i Lancaster questi, invece, che vogliono l'indipendenza per uno stato a parte, che a occhio sembra appunto Lincoln, Yorkshire e Northumbria. Ex regno di Northumbria, appunto. Regno pre-invasione di... non mi ricordo più come si chiama, Guglielmo il Conquistatore, ecco.
Ci giochiamo tutto per tutto per... Ah no. Ah, paghiamo un po' di soldi. Oltretutto dovrei anche aumentare un po' la stabilità. Perché ho paura che poi dopo... Ah, ci sono anche gli Ussiti. Anche gli scozzesi? Ma no, troppi. Questo è un bel problema. Tanto teniamo sotto assedio navale anche la zona. Oltretutto, spacchiamo poi dopo anche le flotte. Mettiamo una flotta mercantile e una flotta commerciale, appunto. Mercantile e una militare. Ok. Quindi abbiamo una nave leggera, ok. Ok, qui ne abbiamo un po' di navi leggeri. Ok, bene, ce ne sono tante francesi, oltretutto. Ok, qua ce la stiamo quasi per fare. Dobbiamo fare un po' attenzione. Non sono ancora un po' indeciso se lasciare un piccolo contingente di unità qui ad assediare, poi dopo ammazzare gli ultimi, però forse è meglio. Ah, la Scozia è collassata. I ribelli hanno vinto. Forse è meglio. Ah, forse è meglio assediare, prendere più persone possibili. Poi dopo, una volta che abbiamo un esercito un po' più potente, attaccare direttamente. Poi loro, più passa il tempo, più hanno malus per la grandezza del loro reame, diciamo. Più che altro perché se continuano a assediare non hanno forze, perché i ribelli non hanno forze che vanno, si vanno ad aggiungere. Praticamente perdono uomini per attrito, ma non li possono prendere. Quindi, però, ovviamente, se hanno conquistato qualcosa tipo Northumbria e Lincoln, possono arrivare comunque i rinforzi. Ovviamente. Però se prima prendo tutto il resto e poi dopo riesco in per via ultima conquistare tutto e loro praticamente continuano ad assediare, prendono attrito, non fanno un bel tubo. Quindi rimangono lì fermi, prendono attrito, non arrivano nuovi uomini nel loro esercito e collassano. Oh, altri ribelli. Azz, li ho presi subito. Meno male che li ho presi. Se no diventa un bel problema. Però dobbiamo attraversare un fiume. Questa battaglia qui è dura, eh. Dura, dura, dura. Dobbiamo attraversare una collina e un fiume. Però abbiamo Joffre Brancazzo. Almeno dalla nostra parte. Ah, l'abbiamo persa. Intanto qui c'è sempre l'autosalvataggio che rompe abbastanza. Leon vuole un'alleanza. Più che altro i bretagnoni possono entrare dalla nostra parte, darci una mano. Il mio piano comunque è quello di, attualmente, visto che non ho troppi uomini, anche adesso che ho perso altri uomini con questa battaglia, e aspettare un attimo, conquistare tutto quanto, intanto prenderò un po' di uomini. Forse è meglio che faccia un po' di mercenari. Sì, ne ho tanti di soldi, quindi punto su mercenari, va. Anche se a me non piace tanto puntare sui mercenari, perché i mercenari sono una forza che credo che sia un po' inutile come forza. Però comunque, nei casi di necessità, servono a questi mercenari. Abbiamo speso 200 i mercenari, però dobbiamo farlo. Ok. Ora, con la nostra forza mercenaria, dobbiamo mischiarli con uomini del nostro esercito regolare. Solo che non bastano. Dobbiamo prendere più mercenari. Prendiamo tutti i mercenari possibili. Perché non me li fa prendere? Ah no, scusate, questi, ecco. Prendiamo tutte le unità possibili. E poi dopo andremo ad attaccare. Prendiamo pochi soldi per i mercenari, però i mercenari servono a questo alla fine.
Abbiamo anche delle unità di diversi tipi, tipo abbiamo della fanteria con alabarda, altra fanteria normale. Vediamo un po'. Ok, dobbiamo subito attaccare però lo Yorkshire, non possiamo aspettare ancora perché se prendono un'altra porzione di terreno diventa veramente impossibile poi dopo. Oh, Dio mio, non ce la facciamo proprio a conquistarli. Vabbè, ritorniamo ad assediare, intanto sono mercenari, non è che un gran problema se perdo le truppe. Entrano subito poi dopo l'esercito i mercenari. Sono sbucati altri mercenari, molto buono. Ok, continuiamo a puntare su mercenari. Costano tantissimo, però quanto costano? Costano troppo i mercenari, troppo. Hanno conquistato lo Yorkshire. E ok. Direi, ora dobbiamo spostarci nella regione di Lancashire e da lì poi dopo partire con un attacco combinato a Derby. No, la stabilità non posso perderla, perdo prestigio piuttosto. Ok, siamo tutti pronti per l'attacco? Attacchiamo. Sì, questa qua la vinciamo. Ok, sì, vinta. Ora andiamo a spezzare le truppe e assediamo dappertutto, appunto. Qua spezziamo la flotta e la flotta starà qui e una starà lì. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. È stata difficile questa guerra civile. Qua ci sono ancora dei napoletani, però. L'Olanda chiede diritto di passaggio e noi glielo diamo volentieri. Storicamente l'Olanda e l'Inghilterra erano abbastanza cule camicia. C'è stato un periodo in cui avevano i re imparentati, o almeno i nobili imparentati. Anche se in Olanda c'è stata una repubblica particolare, però non sono sicuro che c'è stata la monarchia. Forse c'è probabilità, eh. Forse mi sto sbagliando, però vediamo un po'. Spendiamo troppo con sti ribelli, con sti mercenari. Appena finisco quegli assedi, appena finisce la guerra civile, via tutti a casa i mercenari. I mercenari del Regno d'Inghilterra. Tanto quegli scozzesi che carini. Ok, i francesi hanno lasciato la coalizione militare contro di noi. È un bene. Tanto qui ci sono anche ribelli di Avignone. Ribelli ci sono dappertutto. Anche tipo in Croazia ci sono dei. Oh! Ma. Ah no, 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 patrioti. Patrioti inglesi. No. Non abbiamo un periodo di pace. Neanche uno. Ok, abbiamo conquistato Northumbria. Però adesso abbiamo molti più uomini rispetto a prima. Però dobbiamo muoverci perché sennò le casse dello Stato si prosciugano in fretta. Quindi devo subito a conquistare lo Yorkshire, fatto. E andiamo subito a Londra e schiacciamo i ribelli dalla città. E vediamo un po' come sarà la battaglia. Ok, abbassiamo un po' la velocità. Abbiamo David Matilda contro, invece il nostro re Joff Brancazzo. Abbiamo più morale rispetto a loro. Abbiamo più cavalleria, abbiamo più uomini. Però la differenza non è grandissima. Però comunque non abbiamo malus di attacco.
prendiamo tanti danni, però allo stesso tempo perdiamo molti più uomini rispetto a loro in queste fasi della battaglia. E ok, stiamo iniziando a vincere grazie al morale, abbiamo vinto. Ok, ora mercenari, direi che se ne possono andare adesso. E ok, ora guadagniamo tutti i nostri soldi e possiamo anche rimettere la flotta in porto. Ok, ora voglio prendermi un periodo di pace, finalmente. Starmene tranquillo, fare armeria un po' dappertutto adesso, perché devo aumentare il manpower drasticamente. Oltretutto devo fare anche un po' di soldi. Oi. Ah, ecco. Che cavolo era? Ok. Abbassiamo anche un po' il mantenimento dell'esercito, in modo che così... Tanto l'esercito mantenere... Attualmente abbiamo abbastanza di esercito. Abbiamo un esercito un po' che fa schifo, grazie a tutte queste morti. Però intanto il manpower aumenterà pian piano. E intanto che aumenterà, lo terremo lì. E poi appena scoppierà una guerra o qualcosa del genere, aumenteremo la manutenzione dell'esercito e così entreranno le truppe. Perché praticamente la manutenzione cosa come funziona? Praticamente noi possiamo mettere manutenzione in quattro cose: coloniale, missionari, armate e flotte. Quelle che consiglio di diminuire spesso sono solo alla fine le armate. Le colonie non lo consiglio, i missionari non lo consiglio più che altro, e la flotta lo sconsiglio in maniera assoluta. Perché? Abbassare questi valori praticamente sta a significare varie cose. Per l'esercito, abbassare il valore della manutenzione dell'esercito vuol dire che praticamente non daremo più alla fine, non è che pagheremo l'esercito meno, però non daremo come si può dire, non daremo appunto cibo, non daremo uniformi, non daremo munizioni, e quindi l'esercito diminuirà di efficienza e di morale. Oltretutto, non dando manutenzione all'esercito, le truppe non entreranno a rinforzo. Tipo, le truppe che possono entrare nell'esercito se ne stanno nelle caserme e non le mandiamo direttamente sul campo. Tipo, qua potete vedere che sta aumentando pian piano, però di solito prima potevate vedere che aumentava mai, perché aumenta subito. Gli uomini che potevano entrare nell'esercito entrano direttamente negli eserciti, nelle mie truppe messe sul campo, e non stavano per esempio nelle caserme. E qua si andavano ad aggiungere agli uomini. Qua invece è diverso, perché siccome ho messo manutenzione zero, nessuno entra nell'esercito e quindi stanno lì. È anche un bene, perché così riesco a tenermi i miei uomini da parte. Pian piano poi dopo rientreranno quando voglio. Mai abbassare la flotta, la manutenzione della flotta, perché oltre che sì, la flotta prende meno morale, oltretutto la flotta mercantile, quella che va a controllare tutte le rotte commerciali, non farà più niente. Quindi, ah, sto guardando che qui la Savoia, il Ducato, ha conquistato tutta il Ducato di Susa. Però qua ci sono dei patrioti italiani, che è abbastanza interessante. Ah, interessante. Comunque, oltretutto abbassare la flotta, quindi il costo di manutenzione della flotta, paradossalmente non è che guadagni di più perché spendi di meno, ma guadagni di meno perché guadagni di meno, in sostanza. È un discorso un po' contorto. Praticamente, se abbasso la manutenzione della flotta, la mia flotta mercantile ovviamente non sarà più ben equipaggiata e le mie rotte commerciali non riuscirò più a preservarle bene, quindi ci saranno introiti minori nel commercio. È un paradosso, cioè noi abbassiamo i soldi della manutenzione, in teoria, però non guadagniamo di più, guadagniamo di meno, anzi, molto di meno, e oltretutto abbiamo anche una flotta che fa schifo. Quindi fate voi. Manutenzione delle colonie non lo consiglio mai, perché praticamente aumenta drasticamente il tempo di creazione di colonie, che vedremo dopo come si creano le colonie. E oltretutto tutto a posto. Ok, qua ci sono c'è un nostro membro della famiglia reale che sparla a tutti e possiamo ammazzarlo, oppure è un parente, non ammazziamolo, non ne voglio perdere potere amministrativo. Il potere amministrativo è quello più importante. Vi consiglio,
Tenetevelo ben stretto, che è uno dei poteri monarchici più importanti. In assoluto. Infatti, perché serve per spendere, per costruire edifici, per fare i corri. I corri sono importantissimi in questo gioco, non fate mai cazzate, tipo, core qui ho fatto il core e mi è costato un bel po'. Fare core un po' dappertutto costa, quindi bisogna fare un po' attenzione. Tanto facciamo un po' le armerie dappertutto, dove conviene però. Dove che mi danno più uomini. Ma io direi di farle al sud, che al sud ci sono delle zone un po' più pacifiche. E oltretutto facciamo anche, tipo, qui, a Cardiff. Sì, azzeccato. No, è Bristol. Bristol. Cardiff è qui. Ok, intanto possiamo anche dare un po' di potere a un nostro cardinale. Ok. Dobbiamo anche aumentare il prestigio. Possiamo fare una missione di aumentare, di mettere la cultura Munster. Però non la metto, perché poi dopo ho paura che nel cambiare la cultura possono nascere certe ribellioni. E quindi no, assolutamente no. Ma qua ci sono dei patrioti italiani un po' dappertutto, magari vogliono fare una nuova nazione. Freedom Fighter. Carini. I nomi dei patrioti sono sempre, degli eserciti, i patrioti sono sempre bellissimi, tipo Freedom Fighter, così. Sono carini, mi piacciono come nomi. Faccio un po' di armerie un po' dappertutto. Ok, io sono il papa? Ah no. Conclave ha eletto la Polonia come nuovo papa. Alla fine. Essere papa comporta dei grandi, grandissimi vantaggi. Specialmente nelle fasi iniziali del gioco, nelle fasi finali, parliamo dal 1700-1800, non serve più a nulla, assolutamente a nulla. Quindi, sono le fasi iniziali, praticamente puoi scomunicare le persone, quando una persona è scomunicata ha un caso sbelli, praticamente tutti possono dichiarargli guerra, e non è una grandissima cosa. Perché potete immaginare tutte le persone che possono dichiararvi guerra legittimamente. Non è una buona cosa. Specialmente se uno ti dichiara guerra, spesso un altro dice: ah, è indebolito, dichiariamo di guerra anche noi. Quindi tipo è una sorta di di concatenazione di eventi che ti porta al collasso della tua nazione. La Svezia ha cancellato il diritto di passaggio. Non importa. Intanto le Gotland qua mi stanno simpatiche. Che carine. Sono un regno, oltretutto. C'è anche la Prussia. La Grecia come se la cava? Ah, la Grecia in guerra contro Venezia. Ah, la Finlandia vuole diritto di passaggio, noi glielo concediamo. Oltretutto la cultura è Serbia. Ah. Sono dei greci serbi. Strano, però va bene. Immagino dei greci serbi, forse è la cosa più strana che può esserci al mondo, però. Ci sono anche i serbi che stanno invadendo la Grecia. No, 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 basta. Basta. Tanto possiamo fare nuova tecnologia. Sono sbucati fuori i patrioti scozzesi. Però adesso dobbiamo pagare il nostro esercito e oltretutto possiamo anche scegliere un nuovo tipo di unità. Direi di scegliere gli arcieri. Con arco lungo, che sono specializzati nell'attacco, quindi è una buona cosa. Ora possiamo iniziare a pagare il nostro esercito. Aspettiamo che entrino pian piano tutte le persone del nostro esercito. Ecco, visto che sono entrate tutte subito, è per questo sono entrate. Ok, ora direi di fare un porto a Londra. Ovviamente un porto serve perché noi siamo una potenza marittima. E possiamo anche marciare verso nord. Avremo problemi con queste ribellioni, tanti. Infatti l'Inghilterra all'inizio è una nazione molto difficile da utilizzare.
Poi qua ce li stiamo un po' prendendo. No, non ce la facciamo comunque. L'Inghilterra è una nazione molto difficile da utilizzare a inizio partita, perché più che altro è dilaniata da rivolte. Soprattutto se parti con la partenza normale, in cui del gioco normale, senza aver esportato nulla, è particolarmente difficile, perché ci sono, tipo, se sei in una guerra che devi per forza perdere, la puoi vincere, però è difficile, tipo, parlo della guerra dei 100 anni. E oltretutto c'hai la guerra delle due rose, c'hai patrioti un po' per tutti, gli scozzesi possono invaderti. Ed è il macello più totale. Infatti all'inizio è un po' difficile, però appena diventi potente nessuno ti può invadere, perché hai dei bonus alla flotta grandiosi su un'isola. Oltretutto quindi sei ultra difeso dal mare. Leon, no, non voglio un'alleanza con te. Te le stai prendendo da tutti. Oltretutto Leon, di che sei cattolico? Allora perché ci sono i zeloti cattolici da te? Non lo so. Poi tanto qui c'è Genova che sta conquistando pian piano dei nostri territori, ex territori. Conquistato Cuneo. Genova potrebbe essere un bel pro... Oh! Qua gli arabi se le stanno dando di santa ragione. Di santa ragione. Oh yeah, guardate qui. Tanto Treviso, sì, diamo il diritto di passaggio. Ha conquistato il Friuli, Treviso. Buono. Ci ha conquistato... Ah, era anche in guerra con Verona. Venezia se la sta passando un po' male. È in guerra con la Serbia e con la Grecia. Serbia invece che cultura ha? Serbia, va bene. Tanto di missione quale possiamo fare? No, nessuno, non voglio fare missioni. Tanto i croati non è che se la stanno passando che bene. Tanto i timuridi, zeloti tengristi. Oh, i timuridi, ribelli dappertutto, guardate. Oh, i timuridi, possiamo salutarli anche subito. Patrioti persiani, patrioti levantini, ribelli, patrioti tengristi, zeloti tengristi, scusate. Qua oltretutto c'è l'Uzbekistan che... Dov'è l'Uzbekistan? Forse qui. Che è invaso Aktobe. E i tengristi, i timuridi, avevo detto all'inizio gioco, sono potenti. No. No, non ce la possono fare. È un po' un problema. Se la prendono dall'Uzbekistan, è un po' un problema, l'Uzbekistan. No. No, l'Uzbekistan. Nulla da togliere all'Uzbekistan, però quando penso all'Uzbekistan non penso a una grande nazione. Invece se penso ai timuridi penso a una potenza militare. Tanto possiamo... Facciamo tante... Ah! Miglioramenti nella tecnologia navale. Sì, prendiamo il massimo. Però ovviamente prenderemo un po' di inflazione, però l'inflazione non è un grandissimo problema. Dobbiamo fare attenzione perché... C'è ovviamente con la ribellione dello stato indipendente di Lancaster potrebbe nascere in futuro qualche staterello qui. E oltretutto adesso c'è un core. Cosa vuol dire? Praticamente queste tre regioni che hanno conquistato, Northumbria, Yorkshire e Lincoln, possono essere conquistate in seguito da questa nuova nazione se si ribella. E oltretutto, se si ribellano di nuovo, possono sbucare e appena si insediano, mi pare che possono subito creare una nuova nazione. E oltretutto, tutto questo porta alla conseguenza che se qualcuno dichiara guerra a me in futuro, e io perdo, lui nei trattati di pace può dirmi, senti, tu dovrai lasciare la nazione dei Lancaster. E pum, sbucano i Lancaster qui, in queste tre province. Non è un granché, ve lo dico subito. È una roba brutta. È una roba orribile. Quindi dobbiamo fare un po' attenzione. Oltretutto qua ci sono i claim su Cambria e su Northumbria, che sono anche scozzesi. Cioè sono rivendicazioni scozzesi.
che possono finiranno entro pochi anni, tipo qui un anno, praticamente qua invece un po' di più, comunque 20 anni. Ah no, qua no, anche di meno, qua 4 anni. No, aspetta, siamo nel 62, sì, pochi anni, parliamo di 7 anni alla fine. Letto male. I font di Europa Universalis sono un po' troppo piccoli. Particolarmente se uno ha un computer di risoluzione minore a 720p, è abbastanza difficile vedere tutto quanto. La Quitania come se la passa? Direi di aumentare le relazioni anche. Appena posso. Ecco, aumentiamo le relazioni. Anche con la Bretagna. E l'Aragona supporta indipendenza. Non è un granché bene. Tanto c'è la Castiglia e l'Aragona che sono un po' così strane. Oh. Oi. Il Piemonte è passato dalla parte di Cuneo. Ah, forse i ribelli. Erano ribelli italiani che volevano passare dalla parte di Genova. Ora si spiega tutto. Adesso la Lombardia è bella potente anche. La Svezia non è indipendente? Ah, è sotto Unione dell'Austria. Ah, questo cambia un po' di cose. Cambia un po' di cose se l'Austria riesce a avere tutta la Svezia. È qualcosa di particolare. Il mondo sta diventando qualcosa di incasinatissimo. Mi aspetto troppe guerre. Mi aspetto una partita sanguinolenta. Tanto facciamo lì tutte le armerie un po' dappertutto. E direi che per questa puntata è tutto, gente. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima. Da Laros è tutto. Ciao!